Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e bentornati su Pepevacca Collectibles. Tranquilli, non avete sbagliato canale, sono sempre io, ma mi sono solo fatto la mia solita pelata estiva. Settimana veramente di fuoco per quanto riguarda le 1 a 6, in particolare Hot Toys, con diversi annunci, diverse release e anche per quanto riguarda InArt, l'apertura di un preordine molto importante per i fan di Harry Potter. È una piccola precisazione sempre da parte di Hot Toys per Batman, il Batman Armory, che è un preordine ancora aperto. Detto questo ragazzi, siccome sono veramente tante le cose da dire, cerchiamo di saltare tutti i convenevoli e andiamo direttamente con il primo annuncio. È questo Imperial Commando, tratto da Star Wars The Bad Batch, la serie, ormai conclusasi con la terza stagione. Un'edizione limitata Hot Toys Exclusive a 2500 pezzi. Pezzo molto carino secondo me, un clone, un commando diciamo, dei cloni che sono stati utilizzati dall'impero. Realizzato molto bene, nulla di particolare, ma con il casco che si può illuminare tramite USB, i soliti 30 cm di altezza. Accessori molto classici per quanto riguarda tutti i cloni, come tutti i cloni, un blaster, un fucile blaster e poco altro, il backpack che torna ad essere apribile come il backpack ad esempio di Hunter, sempre della Bad Batch, e un prezzo direi molto accessibile, 242 € per quanto riguarda almeno il mercato orientale. Un bel pezzo, in uscita a dicembre 2024, che per tutti i fan di The Bad Batch, se vogliono una collezione completa della serie, non è immancabile, insomma, non bisogna farselo sfuggire. Ma rimane comunque in edizione limitata, ripeto, a 2500 pezzi. Edizione limitata anche per questo Obi-Wan Kenobi, la versione mandaloriana, cioè con l'armatura mandaloriana. Anche qui, quello che è successo in caso Hot Toys è stato più o meno abbiamo rilasciato Obi-Wan, che vedremo fra poco, tratto da Clone Wars. Ci sono avanzati 2000 teste, che facciamo? Guarda, prendiamo qualche corpo mandaloriano, ci appizziamo la testa e ci facciamo un'altra doll e gliela buttiamo in quel posto a tutti i collezionisti. Un'edizione limitata, quindi anche questa a 2000 pezzi, al prezzo di 251,70 €. Ora, a parte gli scherzi ragazzi, finché si tratta di fare dei pezzi particolari in edizione limitata con questi ricicli, mi sta anche bene. Se facessero delle robe del genere per pezzi, diciamo, mainstream, sapete come la penso. Quindi, comunque, anche questo, anche questa è una bella doll, secondo me. Le armature mandaloriane, per quanto mi riguarda, sono sempre fighissime. Con poi la testa di Obi-Wan, per quanto non mi faccia impazzire, spero di non scatenare le ire dei grandi fan che magari vedranno questo video, ma comunque rimane appunto un bel pezzo, bello il painting dell'armatura, tutto molto figo e va a ritrarre un momento particolare di The Clone Wars in cui la Satine, la diciamo innamorata di Obi-Wan, viene fatta prigioniera su Mandalore e quindi lo stesso Obi-Wan dovrà infiltrarsi tra i mandaloriani per andarsela a riprendere. E poi non voglio spoilerare quello che succede perché guardatevi The Clone Wars, che tra l'altro è una figata ragazzi. Quindi molto figa anche questa versione di Obi-Wan secondo me, per quanto sia un riciclo pazzesco, e probabilmente qui in Italia, salvo casi particolari o miracoli di Gianluca il Colosso, non ci sarà verso vederla. Abbiamo un head sculpt comunque che è identico a quello della versione Clone Wars di Obi-Wan, con gli occhi che possono essere ruotati, la classica spada laser che in questo caso può essere ricaricata via USB, questa è la nuova tecnologia che stanno introducendo in sempre più doll i ragazzi di Hot Toys. E niente, nulla di particolare ragazzi, non mi soffermo troppo sul farvi vedere le foto perché adesso andiamo a vedere proprio l'Obi-Wan che invece è stato rilasciato. Questo è stato già era preordinabile già da un po' di tempo, è il nostro Obi-Wan Kenobi tratto da The Clone Wars, quindi il generale Kenobi con la classica armatura che avrà appunto un head sculpt aggiuntivo, come vediamo che qui ha in mano sarebbe il casco del clone.
Molto carino, a me non convince particolarmente il volto, non vi so dire perché, forse qualcosa sui baffi, sulla bocca, che non mi convince tanto quanto ad esempio quello di episodio 3 che ho in collezione, però questi sono dettagli di cui magari potremo parlare in live. Obi-Wan, quindi con 30 punti di articolazione, altezza 30 cm e mezzo, diversi accessori su cui non mi soffermo particolarmente, ragazzi. Costume veramente bello, che va a mischiare un pochino lo stile Jedi, stile maestro Jedi, all'armatura dei cloni, insomma, quindi veramente un bel connubio. E nulla di particolare, ragazzi, parliamo del TV Masterpiece Zemo 95, ormai è un bel po' che è stato annunciato questo Obi-Wan e finalmente è stato rilasciato. Così come uno dei pezzi che aspettavo di più per quanto riguarda i preordini effettuati, che è Mace Windu. Mace Windu di cui appunto stavo aspettando con ansia la release, perché ormai sono passati quasi 2 anni dal suo annuncio. Un Mace Windu che vediamo a un prezzo di 269,74 qui in Italia è all'incirca di 300 euro sul Colosso dei Nerd, quindi ci sono sempre i soliti 30 euro di differenza, o poco più in alcuni casi, ed è veramente un pezzo molto atteso almeno per quanto mi riguarda, come vi ho già detto. Quando ho visto le foto della release, ho un attimino storto il naso, l'ho visto su Facebook come tutti gli annunci, ho un attimino storto il naso perché mi sembrava ci fosse stato un downgrade per quanto riguarda l'headsculpt. Invece poi andandomelo a spulciare un po' meglio, in realtà ragazzi, sembra perché non ce l'ho ancora purtroppo, che invece sia sempre quello che era stato annunciato, quindi una somiglianza abbastanza buona a quella che ha all'attore, che è Jackson. E poi troviamo appunto vari accessori anche per quanto riguarda Mace Windu, perché troviamo anche degli avambracci che è possibile utilizzare se volessimo dargli un look più simile alla sua versione di The Clone Wars, oppure la classica saber viola di Mace Windu, che però in questo caso, se non mi sbaglio, anzi no, mi sto sbagliando, infatti pensavo che ancora non fosse con l'USB, invece sarà con l'USB, quindi molto bene, quindi molto presto, almeno per quanto mi riguarda, vedrò finalmente questa tecnologia in azione, visto che al momento non ho nessuna doll con l'USB. Poi abbiamo appunto diversi accessori, non tantissimi in realtà, e niente, non vedo l'ora di averla tra le mani perché è un pezzo molto importante per quanto mi riguarda per andare a rimpinzare lo scaffale di episodio 2, film da cui ovviamente questa versione di Mace Windu è tratta. Molto bella anche la scatola, come abbiamo visto anche per esempio per Padme, come vedremo anche per Anakin, sempre tratti da episodio 2, e null'altro, ragazzi. Quindi non vedo l'ora di avere tra le mani questo Mace Windu e di portarlo ovviamente sul canale. Annuncio veramente polposo, importante, importantissimo. Per quanto riguarda sempre la linea di Dark Side, l'evento che è in corso di Hot Toys ad Hong Kong, dopo Darth Maul e probabilmente vedremo anche il Conte Dooku, tutti insomma i Sith oscuri che abbiamo visto fino adesso, anche dell'annuncio di Darth Revan, Starkiller, eccetera, eccetera, finalmente ecco un altro remake, in realtà non è un vero e proprio remake, ma un'altra release un altro annuncio di Darth Sidious. Darth Sidious che sarà possibile trovare nella Collector Edition, che sarebbe quella standard, edizione invece speciale. Cosa cambia? Il classico gettone che abbiamo visto anche nelle altre doll che sono state annunciate durante l'evento, quindi il gettone di colore rosso per intenderci, per chi lo preordinerà durante l'evento, quindi entro mi sembra il 2 giugno, ragazzi, non mi ricordo, 2 o 4 giugno, mentre per quello dorato invece è il gettone che viene dato proprio per chi lo
prenota all'interno della fiera, almeno questo è quello che ho capito. Un Darth Sidious in grande spolvero, secondo me è sempre bellissimo, bello come il sole veramente, e riprodotto molto fedelmente da Hot Toys, quindi anche qui non vedo l'ora di averlo tra le mani e poterlo confrontare con quello di episodio 6 che ho io. Poi vediamo qualche dettaglio, ragazzi, perché allora abbiamo ovviamente la vendetta dei Sith, la versione quella della vendetta dei Sith, vediamo un attimino, 30 punti di articolazione, 29 cm di altezza, poi abbiamo un bel po' di paia di mani, abbiamo tre mani che possono utilizzare la spada laser, un paio di mani diciamo per le gesture, per i segni, e un paio di mani aperte. Il costume è quello marrone che abbiamo visto con la classica spilla, guardate che bella, e guardate anche, raga, il dettaglio delle mani e delle unghie. A me sembra che oltre agli head sculpt Hot Toys stia facendo dei passi avanti nella realizzazione delle mani abbastanza considerevoli. Poi abbiamo anche qui l'USB e andiamo a vedere il codice, che è un Movie Masterpiece 745. Per Darth Sidious, se il mio computer lo permette, vediamo qualche dettaglio in più, qualche foto, perché c'è una chicca molto interessante. Intanto vediamo la basetta, che è quella nuova, diciamo, della nuova wave di doll di Hot Toys dedicata a Star Wars. Qui abbiamo anche la mano con l'utilizzo della scossa di energia, e qui vediamo uno Yoda che mi auguro sia una nuova, cioè un futuro nuovo annuncio per tutti quelli che non hanno avuto la possibilità di recuperare le due versioni di Yoda uscite finora, sempre una tratta da episodio 2 e l'altra, se non sbaglio, da episodio 6, non mi vorrei sbagliare, scusate. E quindi speriamo, insomma, che venga annunciato anche lui insieme al nuovo Conte Dooku e tutto il resto, perché anche lui, raga, aspettiamocelo. Per tutto il resto, insomma, un fantastico Sidious, nulla da dire, questa è una doll da prendere. Qui intanto vediamo nuovamente Yoda, però ogni tanto Toys le fa queste cose di mostrarci un po' da dietro qualche nuova doll per stuzzicare un po' l'hype. E qui vediamo ovviamente la caratteristica che i bulbi oculari possono essere ruotati e possiamo apprezzare ancora di più la fantastica espressione di Darth Sidious. Secondo me è perfetta, un head sculpt da favola. Mi sarebbe piaciuto vederlo anche senza cappuccio, però non sono stato accontentato. Come vedete, gli accessori non sono tantissimi: la basetta, la spada laser con tutte le varie mani per le pose più incredibili, gli occhi che possono essere ruotati e ovviamente le spade laser, una normale e una con l'effetto whoosh. Anzi, credo che abbiamo un'Elsa senza l'USB, senza quindi la possibilità di essere illuminata, invece una con il filo e una invece solo la lama con l'effetto whoosh. Quindi molto molto bene. Poi passiamo invece su Facebook adesso per andare a vedere quello che è uscito proprio sabato mattina, quindi ieri mattina per voi. Ecco qui intanto mi scrive la gente, mi spamma le cose. È stato fatto non un annuncio ma una precisazione da parte di Hot Toys, che fino adesso non aveva mai svelato per quanto riguarda il Batman Armory, la nuova versione dell'armeria, scusate, di Batman, il Batman di Bale per intenderci, della trilogia. E finalmente non era stato svelato fino adesso, se non mi sbaglio, finalmente possiamo vedere il costume di Batman con l'head sculpt bello e fatto, insomma. Quindi avevamo già visto nell'armeria di Batman, che c'è, per intenderci, quella in cui c'è Bale con le braccia conserte, era stato mostrato fino adesso Bale appunto in borghese, diciamo, con le braccia conserte e tutto lo sfondo dell'armeria con il costume. Per la prima volta quindi qui lo vediamo, e vediamo delle belle differenze anche con la DX19. Direi che i passi in avanti sono stati diversi, quindi ottimo, a partire dal cappuccio fino alle proporzioni, e tutto il resto è stato completamente rivisitato. Ora
Qui appunto ne vediamo qualche dettaglio, direi che l'upgrade è notevole. E quindi sono molto contento di questo. Non è proprio perfetto il volto di Bale, secondo me. Figo, figo, ma non è ancora, non raggiunge ancora dei livelli di perfezione. Qui appunto vediamo quello che vi avevo detto in precedenza. Avevamo visto questo finora, quindi avevamo visto il Bale con le braccia conserte, che praticamente è come se fosse una statua, cioè una vera e propria statua, a cui è possibile rimuovere l'head sculpt per metterlo quindi al costume. E qui appunto adesso possiamo vederlo in tutto il suo splendore. Io purtroppo per il momento ancora non l'ho presa, ragazzi, però potrei farci un pensierino, non lo so, però aspetterò probabilmente la versione di questo Batman che farà in art, perché la farà. Ora, ragazzi, l'ultimo annuncio molto importante è Ron Weasley, tratto da parte di Queen Studios in art, che fa parte appunto della wave di Harry Potter. Di appunto in art è già stato rilasciato l'Harry Potter, che ancora non è uscito, però diciamo è già partito il preordine ormai un po' di tempo fa. Siamo tutti, io no, ma molta gente è in attesa appunto che venga spedito, venga finalmente rilasciato. E adesso appunto è disponibile il preordine di Ron, che sarà disponibile in due versioni. Infatti qui ho aperto entrambe le versioni. Speriamo che il computer mi regga. Una versione normale e una versione deluxe. Quali sono le differenze? La versione deluxe ha un Ron con i capelli innestati, quindi con l'impianto, e questa basetta fighissima con tutto il background, il diorama molto figo secondo me, che abbiamo già visto sia in Harry Potter sia in Hermione, che sarà la prossima release. Già è stata annunciata, l'abbiamo vista credo in qualche video delle news di qualche settimana fa o qualche mese fa, ok? Infatti, come vedete, le differenze: qui abbiamo la versione standard con gli stessi accessori, e invece in questa deluxe abbiamo tutto il background e i capelli che sono innestati, anche se da qui non si vede, forse si vede dalla foto, esatto, non so se voi lo vedete, però questi sono i capelli innestati. Questi sono invece quelli scolpiti, realizzati molto bene a mio parere, però comunque non quanto quelli innestati. I prezzi, raga, purtroppo, come vedete, io non posso vederli perché è un prodotto che non è disponibile nel nostro paese, guarda caso. E mentre Australia e Nuova Zelanda addirittura si beccano pure la spedizione gratuita. Quindi ho spulciato un attimino in giro prima di farvi il video, dovrebbe essere all'incirca un 520-530 dollari per la versione deluxe. Correggetemi se sto sbagliando, ragazzi, perché è possibile, e un pochino meno, un centinaio d'euro in meno invece per quella normale. Detto questo, ragazzi, è stata una fatica, un sacco di roba, ve l'avevo detto. Andiamo a vedere il solito salto, a fare il solito salto su il Colosso dei Nerd, dove ci eravamo lasciati con Ok, il preordine di Loki, che come vedete il prezzo è quello che vi avevo annunciato, quindi di 310, molto figo, e questo entrerà a far parte della collezione. Come al solito, tanta bella roba, guardate queste figate viene sempre doll, di action figures della NECA dedicate a Krampus, bellissime, spettacolari, come al solito, ragazzi, NECA è sempre una garanzia. E ultima fresca fresca, le Sage Figuarts di Pan e Jill ad un prezzo molto molto accessibile. E poi anche Sage Figuarts, ragazzi, ho visto che ha già annunciato anche Kakashi ed altri personaggi che probabilmente arriveranno molto presto anche sul Colosso dei Nerd. Quindi, ragazzi, detto questo, finalmente siamo alla fine del video, è durato tantissimo, vi chiedo scusa, ma ho cercato di correre un pochino per cercare appunto di includere tutto quanto, tutti gli annunci, tutte le release di questa settimana. È un mese veramente meraviglioso per Hot Toys, soprattutto per quanto riguarda Star Wars. Poi per i non fan mi dispiace e vi capisco, perché dopo un po' stufa anche me, sinceramente, sempre le stesse cose.
Però abbiate un attimino di pazienza, fra un po' uscirà il film di Deadpool e poi lì mi sa che ci sarà un grande riscatto da parte anche della Marvel. Detto questo, raga, io vi ricordo che probabilmente domani, salvo impedimenti di lavoro o cause di forza maggiore, intanto il mio cane ha deciso di rompere le palle proprio in questo momento, ci sarà la seconda live del canale, probabilmente sempre alle 9, 9 e mezzo, credo 9 e mezzo. Quindi vi invito tutti a partecipare. Se volete, un'oretta, un'oretta e mezza, parleremo sia di queste news, sia il solito cazzeggio generale con domande, opinioni, eccetera, eccetera. Detto questo, ragazzi, io adesso vi devo salutare perché sennò mi odiereste tantissimo. Ci vediamo quindi domani in live, eventualmente poi ovviamente metterò la premiere. Vi auguro come sempre una buona domenica e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, a presto!